dico anche quello che io penso, considero lo Stato. Io credo che lo Stato è la comunità. Io credo che non c'è altro, o comunque c'è poco, al di là dello Stato comunità, cioè fatto dalle famiglie, fatto dalle parrocchie, fatto dai condomini, dalle case popolari, dai municipi. Ecco, questo è lo Stato. E questo Stato che deve fare la lotta alla criminalità, è questo Stato che deve praticare l'uguaglianza e la fratellanza. Dopo ci sono quelli che poi amministrano, gestiscono e che devono dare conto a questa comunità. Allora la domanda non è quello che penso io, la domanda la dovete, la dobbiamo fare a quelli che hanno la responsabilità di dare la sicurezza a tutti noi. E quelli che hanno la responsabilità di dare la sicurezza devono rispondere a voi, perché voi lo chiedete senza secondi fini, e loro devono rispondere senza secondi fini e devono dire cosa gli impedisce di vincere, e ci devono spiegare se gli mancano dei mezzi, se gli mancano delle norme, se sono incapaci, e non vincono sempre. Qui non se ne va mai nessuno, non si dimette mai nessuno. È incredibile, io avrei il terrore di andare a dirigere l'ospedale, avrei il terrore, perché da me dipenderebbero le persone, e se vedo che la gente continua a morire dopo tanti anni, direi guarda, provaci tu che magari va meglio, e non sarei geloso o invidioso se lui lo fa meglio di me. Allora questa si chiama maturità, ma questa si chiama anche partecipazione. Allora dobbiamo partecipare, e non dobbiamo dare per scontato che tutti abbiano il senso del bene comune. Perché purtroppo, vedi, e io ti chiedo scusa, questa mia generazione non l'abbiamo praticato bene, questi principi. E ti chiedo perdono, perché meritavi di più.